A Teramo il sindaco D'Alberto ha disposto la chiusura immediata della scuola Noè Lucidi. È il primo provvedimento di chiusura di una scuola sul territorio comunale dall'inizio della seconda ondata Covid. Decisione presa a seguito del riscontro tra tamponi ASL e tamponi nei laboratori privati di 13 studenti e 2 docenti positivi nella scuola, distribuiti in 7 classi su 17 che hanno portato all'isolamento fiduciario di 82 persone in attesa di tampone. Chiusura che durerà almeno per 10 giorni, con tutti i 299 alunni della scuola che seguiranno le lezioni con la didattica a distanza. Dopo la richiesta di valutazione del rischio epidemiologico da parte della dirigente, la valutazione conseguente da parte della ASL con la quale ci è stato consigliato di provvedere alla chiusura, siamo intervenuti in maniera tempestiva. Ieri nell'arco di 20 minuti abbiamo prodotto l'ordinanza che ha chiuso di fatto la scuola per le attività didattiche in presenza. La dirigente ha assicurato che già dalla data di oggi invece con estrema puntualità sarà attivata la didattica a distanza e quindi quello sarà il modello da seguire. Si tratta di una diffusione del virus non tanto sui numeri degli attuali positivi quanto sul possibile contagio, sul contagio potenziale all'interno della stessa scuola, perché 7 classi sono in isolamento fiduciario in attesa di tampone su 17 sezioni presenti nell'istituto, quindi è evidente che i numeri interessati sono numeri alti ed era necessario intervenire. Questo è il frutto però dell'aver applicato finalmente quella che era una richiesta, una battaglia portata avanti dal sindaco di Teramo e dall'amministrazione comunale, dal sottoscritto da molto tempo, per cercare di equiparare i tamponi privati e i tamponi pubblici, per far sì che non si arrivasse in ritardo, per far sì che ci fosse un reale tracciamento, per far sì che in qualche modo il rischio epidemiologico possa essere contenuto ed affrontato nel miglior modo possibile. Non rimandare a domani quello che siamo chiamati e siamo tenuti a dover fare oggi e quindi intervenire con tempestività. Questo abbiamo fatto. Nella giornata di oggi chiederò alle stesse dirigenti di farmi una relazione su tutti i plessi scolastici in virtù della nuova circolare entrata in vigore. Il sindaco ieri ha invitato tutti alla responsabilità e quindi all'applicazione della circolare della ASL. Noi siamo estremamente soddisfatti del rapporto di sinergia, di confronto costante, di rapporto ottimo da un punto di vista istituzionale con tutte le dirigenti scolastiche. Con loro continueremo a lavorare, con loro e con la ASL decideremo se ci saranno altri interventi da porre in essere nei prossimi giorni.